Sindaco, sono state votate le modifiche al DUP dalla maggioranza in Consiglio Comunale. Vogliamo spiegare che cosa è stato votato e su che cosa la maggioranza ha detto sì? Sì, la maggioranza ha votato un aggiornamento al DUP. Noi siamo arrivati qualche mese fa e abbiamo ritenuto di dover aggiornare il DUP per un'operazione di grande trasparenza, perché noi abbiamo ricevuto richieste dall'università, dall'Istituto Misticoni Belisario e dai Vigili del Fuoco per avere degli spazi pubblici comunali, e invece di trattare questi argomenti nelle segrete stanze, come spesso è avvenuto, abbiamo ritenuto di dover adeguare il DUP e di portare i temi in Consiglio Comunale. Abbiamo visto un'opposizione becera che, più che fare opposizione alla Giunta Masci, fa opposizione alla città, che ha inscenato una cagnara quasi vergognosa e che non ha portato nessun risultato, perché noi il DUP comunque lo abbiamo approvato per fare in modo che si possa cominciare a discutere sugli spazi da assegnare all'università, che ha intenzione di investire nella nostra città circa 60 milioni di euro, e ovviamente noi dobbiamo fare in modo che l'università possa investire nella nostra città, possa dare spazi adeguati ai ragazzi, perché poi quando parliamo di università parliamo di 15.000 giovani che frequentano la nostra città e che possono aumentare e che devono aumentare per portare vantaggi al tessuto sociale ed economico di Pescara. Il MIBE, il Misticoni Belisario, ha bisogno di spazi, ce li ha chiesti, aveva visionato la scuola di Villa Fabio e aveva ritenuto che quegli spazi potessero essere adeguati. Oggi sembra che ci sia un ripensamento da parte del Consiglio di Istituto, verificheremo, ma nel frattempo il tema è stato posto, era un tema che doveva essere affrontato e risolto in passato e che così non è stato, invece noi lo affrontiamo e cercheremo di risolverlo, così come cercheremo di risolvere il problema degli spazi comunali da assegnare alle tante associazioni, perché oggi è stato evidenziato lo SPAZ come centro di aggregazione giovanile, che ovviamente ha diritto ai suoi spazi, ma come ha diritto lo SPAZ ai suoi spazi hanno diritto tante altre associazioni che invece sono state messe da parte, che non trovano delle risposte, anche associazioni che invece svolgono attività sociali per conto del comune. Ecco, noi vogliamo rispondere a tutti, non soltanto a un'associazione, e questo faremo al di là delle polemiche anche strumentali a cui abbiamo assistito e che sinceramente lasciano il tempo che trovano.